Principessa mia, solo Dio sa come mi sento. Starò bene. Perdonami se per un istante ho pensato di arrendermi e perdere la speranza. Però adesso sono più forte e non mi riposerò fino a quando non ti troverò. Le persone che mi stanno vicino sanno come mi sento. Chissà. Non mi avete visto mai piangere o buttarmi a terra davanti a una telecamera, ma è che questo non identifica il mio dolore. Non devo dimostrare niente a nessuno. Tutto questo mi sembra irreale. Mai avrei pensato che la mia bambina mi venisse strappata via dalle braccia. Questa è la dichiarazione di Catherine Alvarez, madre di Mia Cataleya Ciclo Alvarez, detta Cata, la bimba peruviana di 5 anni scomparsa da Firenze il 10 giugno, verso le 15:15. La donna parla direttamente alla figlia e spera che le sue parole possano raggiungerla e confortarla ovunque si trovi. Cos'è successo a Cata? La bambina viveva a Firenze nel vecchio Hotel Astor, un albergo in disuso che ospitava un centinaio di stranieri prima di essere sgomberato, tra cui la famiglia di Cata. Qui vivevano persone disperate che non avevano nulla ed erano vittime di estorsioni e violenze. La scomparsa della bambina è avvenuta in mezzo a tale disagio e degrado. Una telecamera di sorveglianza dell'hotel ha ripreso l'ultima volta che la bambina è stata vista. Cata è uscita in strada per qualche minuto dal cortile dove stava giocando con i suoi amici, poi è rientrata da sola dallo stesso cancello. Da allora sembra essere sparita nel nulla. La sua famiglia ritiene che sia stata rapita. Il padre, Miguel Ángel Romero Ciclo, che è in stato di fermo per furto, ha detto agli investigatori che le riprese video mostrano vicino alla bambina in strada un uomo che indossava un giubbotto senza maniche simili a quelli usati sui cantieri. Secondo lui, quest'uomo è la persona che ha rapito Cata. Un'altra bambina di 3 anni che era con Cata ha raccontato di aver assistito al rapimento dell'amica e di aver visto 2 uomini con dei palloncini avvicinarsi a Cata e chiederle dove fosse suo zio, il fratello di sua madre. Chi erano quegli uomini? Uno di loro l'avrebbe portata via, ma perché hanno rapito questa bambina innocente? I genitori sono stati interrogati a lungo e i loro verbali sono stati segretati. La madre ha dovuto spiegare perché non ha denunciato la scomparsa della figlia fino alle 20, dato che la bimba era scomparsa alle 15. Cosa ha fatto nel tempo trascorso tra la scoperta della scomparsa della figlia e la verbalizzazione della denuncia ai carabinieri di Santa Maria Novella? Il padre ha tentato il suicidio in carcere quando ha appreso la notizia. Gli è stato permesso di lasciare il carcere per stare con la moglie. In preda alla disperazione anche la moglie ha tentato il suicidio. Ora stanno cercando di contribuire alle ricerche e pregano. Anche 2 ospiti dell'Astor Hotel hanno rilasciato dichiarazioni. Il contenuto è riservato. Sanno qualcosa di quello che è successo? Nella denuncia della scomparsa di Cata, la madre ha fatto il nome di una giovane sua connazionale. C'entra qualcosa? La situazione non è tranquilla. Anche l'avvocato di Penelope, Dai Carometta, ha rinunciato all'incarico che le era stato affidato. Ecco il motivo. Interferenze esterne subite nello svolgimento di questo delicatissimo mandato. 2 avvocati hanno preso il suo posto che hanno scelto come consulente di parte l'ex generale dei RIS Luciano Garofano. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Firenze, il generale Gabriele Vitagliano, ha ricostruito il momento della sparizione di Cata. È confermato che la bambina giocava nel cortile, poi tra le 15 e le 15:15 è stata persa di vista. La madre e altri hanno iniziato a cercarla. Quando hanno perso la speranza di trovarla, alle 20 sono andate alla stazione dei Carabinieri di Santa Maria Novella e mentre presentavano la denuncia, immediatamente la prefettura ha avviato il piano di ricerca per le persone scomparse. Le ricerche ufficiali sono quindi iniziate in ritardo. Gli investigatori stanno conducendo ricerche a 360 gradi. La pista più probabile è di una ritorsione contro i genitori di Cata per un'ingiustizia subita da qualche ospite del vecchio hotel. Potrebbe essere un regolamento di conti tra bande rivali.
Per poter vivere illegalmente in una delle vecchie stanze dell'hotel, la famiglia di Kata ha dovuto pagare qualcuno che si occupasse di alloggiare in nero gli ospiti e gestire la struttura. Ma sembra che le richieste economiche non si fossero esaurite con i soldi dell'anticipo. Il padre di Kata, Miguel Ángel Romero Ciclo, ha però ammesso di non aver mai pagato l'affitto e di aver dato soldi solo una volta quando è entrato nell'istituto. Ma chi si vendicherebbe su una bambina per un debito di poche centinaia di euro? L'uomo non sembra aver ricevuto richieste di denaro nemmeno di recente. Tuttavia, come ha ripetuto, secondo me chi ha preso Kata ha pianificato tutto. In effetti le liti e le discussioni sono un evento costante nell'istituto fatiscente. Per esempio, c'è stata un'accesa discussione circa una settimana prima della scomparsa della bimba. Un uomo si era addirittura lanciato da una finestra del secondo piano per sfuggire ad alcuni uomini armati. La madre di Kata ricorda che di recente ha avuto una lite con una famiglia al terzo piano dell'edificio perché qualcuno faceva troppo rumore. Inoltre, la bambina stava giocando proprio al terzo piano prima di scomparire. Ricorda un altro spiacevole episodio finito in aggressione. Alcuni residenti avevano incolpato suo fratello di una malefatta e lo avevano aggredito, ma per Catherine Alvarez lui non c'entrava niente. «Questi problemi sono dei grandi, non dei bambini», ha detto piangendo, cercando di non accusare nessuno. In ogni caso, Kata è stata cercata a lungo all'interno dell'edificio, con telecamere a infrarossi, prima di passare alle ricerche esterne. Purtroppo, non è stato trovato alcun indizio. Durante la perquisizione all'interno dell'hotel sono stati sequestrati numerosi oggetti. Sono cose che probabilmente appartengono a Kata, come il suo spazzolino da denti. Secondo le informazioni fornite, l'obiettivo era ottenere il DNA della bimba nell'ambito dell'indagine in corso, forse per un confronto. Nel frattempo l'edificio è stato sgomberato, come detto, e messo sotto sequestro per le indagini. Gli investigatori sono probabilmente convinti che la bimba non abbia mai lasciato quell'edificio. La famiglia di Kata è ora in un posto sicuro. Dal giorno della scomparsa di Kata, la comunità peruviana ha chiesto ai presunti rapinatori di liberarla. Durante un recente corteo, un utente ha scritto su Facebook commentando il video della manifestazione: «Sono con lei in Germania». Poco dopo il commento è stato cancellato. «Sono solo le parole di un mitomane? O avrebbe indicato una pista da seguire?» Con il passare del tempo, il dolore e il sospetto che qualcuno possa aver fatto del male a Kata crescono. Soprattutto, è un mistero il perché i suoi genitori siano così convinti che si tratti di un rapimento. Non è stata trovata nessuna prova che sia in vita e non c'è stata nessuna rivendicazione del sequestro né richieste di riscatto. La madre ha ricevuto soltanto una strana telefonata in cui si sentiva piangere un bambino. Nel frattempo, è stato trovato un telefono in un bidone della spazzatura che sarà analizzato. Allo stesso modo, verranno analizzati i filmati delle telecamere trovate durante le indagini. Potrebbero aver ripreso il momento in cui Kata è stata portata via?